Scoop! Questo è il posto dove vengono ideati gli edifici più belli di tutta Spring City! Adoro questo posto! È casa mia! È la casa di tutta la squadra! Hai ragione, Scoop! A volte mi sembra di aver bisogno di tre mani! Hai solo bisogno del lavoro di squadra! Permesso, Bob! Scusa, Bob! Nessun problema, Trottola! Attenta! Oh! Oh no! Ah. Hai perso qualcosa, Mac? Grazie, Bob. Sempre lieto di aiutarti, Wendy. Altro materiale da costruzione, Bob. Grazie, due ton. No, fermo! Non ne avevo così tanta voglia, in fondo. Va tutto bene, Lofty? Certo, va sempre tutto bene, Bob. Forse non proprio tutto, Lofty. Sai, Leo, ultimamente hai ritardato alcuni lavori perché hai dimenticato degli attrezzi. Davvero? Io non me ne ricordo. Beh, ieri dovevamo dipingere il telescopio gigante di Main Moon e non hai portato le scale. E i pennelli? E la vernice? Oh, sì, adesso ricordo. Bene. La lezione di oggi consisterà nel controllare di aver preso tutto prima di andare, di non aver dimenticato niente. Oh, mi sembra giusto, Bob. Ok, questa mattina costruiremo un capanno allo zoo dove conservare le banane per le scimmie. Andremo allo zoo! Ho fatto una lista degli attrezzi che serviranno e voglio controllare se li hai nella cassetta, ok? Ok, Bob. Bene, primo, la livella? Ce l'ho. Ottimo, non vogliamo un capanno che penda. Hai un cacciavite? Sì. Quelle viti non si potranno mai avvitare da sole. Esatto. Il martello? A posto. Adoro i martelli, Bob. Non dimenticherei mai un martello. Ottimo. Poi il metro e gli occhiali di protezione. Ce l'ho e... ce li ho. E infine la sega. Ah, ecco. Fa molta attenzione con gli oggetti taglienti, Leo. Ok? Credo che abbiamo tutto l'occorrente. Andiamo a costruire il capanno! Ok, siamo pronti! Che stai aspettando, Mac? Non porti la tua cassetta degli attrezzi, Bob? Oh, sì! Che sciocco! L'avevo dimenticata! Grazie, Lofty. Il carico è pronto, Tiny. Ci vediamo lassù. Serve la grande forza del piccolo Tiny. Wow, la più alta gru mai vista. Tutto fatto, Tiny. Ehi, Tiny. Oh? Vuoi giocare con me a Io Spio? Io spio? Sai che posso vedere tutto da quassù, vero, Lofty? Non importa! Io sono bravo a Io spio! Comincio io! Io spio con il mio piccolo occhio una cosa che è... arancione! Un cono stradale! Non ci credo! Ok, Tiny, tocca a te adesso! Perfetto, Lofty! Io spio con il mio piccolo occhio una cosa che... Non spiare una cosa dall'altra parte di Spring City, ok? Non lo farò!
Io spio una cosa che è blu. Oh, una cosa blu. Blu, blu, blu. Oh, l'ufficio mobile! Sì! No! Oh! Il gilet di Bob! Sì! Ancora una volta no! Di nuovo? Oh, ma... io sono blu! Sono io! Lofty! Tu spii Lofty! Sì, sei tu! Tocca a me! Io spio! Io spio che abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare. Prendiamo il prossimo carico, per favore, Lofty. Oh, perfetto! È vero, Bob! Ci vediamo, Tiny! Posso ancora vedervi entrambi, sapete? Ancora! Ci riesco ancora! Si tratta davvero della partita più importante della stagione. Ok, Leo, ricordi che devi imparare oggi? Non chi vincerà la finale, vero, Bob? Non proprio, Leo. Devi imparare come si mettono i mattoni. Oh, sì, è vero, forte! Primo, metti un po' di malta sulla cazzuola e distribuiscila in modo uniforme lungo il muro. Leo? Un mio amico dice che lo Spring City è passato in testa! Scusa? Posiziona il mattone, battilo per bene, raschia via la malta in esubero, prendi un altro mattone, distribuisci la malta sulla base, sistemalo accanto al primo e così via. Nessun problema, Bob. Devo andare in cantiere. Tu resta qui concentrato sul lavoro. Io torno subito, ok? Ma certo, Bob. Si tratta di una delle partite più emozionanti mai viste prima d'ora. E siamo solo alla fine del primo tempo. E che incredibile primo tempo! Credo sia un buon momento per pranzare. Vediamo, dov'è finito il mio portapranzo? Dovrebbe essere qui. Oh no! Leo, come sta andando il lavoro di muratura? Bene, Bob, bene. Sono un po' occupato, posso richiamarti? Ciao, Leo! Oh, e ciao, Wendy! Hai visto il mio libro qui in giro, per caso? Non lo trovo da nessuna parte. No. Ma l'ho lasciato sicuramente qui. Oh, no! Ed ecco il fischio finale! Lo Spring City ha vinto! Yuhuu! Lavoro terminato! Chiamo Bob per dargli la buona notizia! Allora, dov'è il mio walkie-talkie? Ciao, Leo! Come va con la parete? Passo! Vai così, Scoop! Grazie, Wendy! È sicuro, finirò per battere il mio record di velocità di scavo! Hai già finito, Scoop? Bob, ho appena battuto il mio record! Il più veloce scavo di un fossato di tutti i tempi! Wow! Congratulazioni! Scommetto che potrei battere anche il mio record del più veloce riempimento. Hai finito, Bob? Non ancora, Scoop! E adesso? No! Oh. Adesso? No! Adesso ho finito. Scoop, è tutto tuo. Woohoo! Divertiti a battere il tuo record. Sì, ce l'ho fatta! Il più veloce scavo e riempimento di un fossato di tutti i tempi. Ero sicura di aver lasciato qui la cassetta degli attrezzi. Sì, penso di averla vista anch'io. Forse l'avrò posata da qualche altra parte. A meno che... Oh, no! Devo averla seppellita! Trovata! Wendy! Ho trovato la tua cassetta! Grazie, Scoop! Ce l'ho fatta!
Ho battuto il mio record di scavo e riempimento di un fossato 2 volte. 2 volte, Scoop? Ah, sì, 2 volte. Non è ancora ora di pranzo, Leo. Oh, ma io sto morendo di fame. Prima aiutami a tagliare queste assi, poi potrai mangiare il tuo sandwich. Ho capito, sembra che ci vedremo dopo. Ok, oggi ti mostrerò in quale modo usare un seghetto alternativo per tagliare il legno per le mensole da montare. Un seghetto alternativo è un gioco da ragazzi. Non credo proprio sia una cosa tanto difficile da usare. Meglio dare un'occhiata prima di parlare, Leo. Guarda, è così che si adopera. Oh? Sembra semplice. Facciamo una prova. Un attimo. Prima facciamo pratica. Vediamo come te la cavi con questo legno di scarto. No, fammi provare con del vero materiale. È un arnese potente, Leo. Devi fare pratica prima. Ecco, taglia lungo questa linea. Continua a sembrarmi un gioco da ragazzi. Oh. Fatto. Non è così preciso come il tuo, Bob. Non importa, Leo, prova di nuovo. Ma questa volta non premere così forte il grilletto. Certo. Perfetto! Ok, iniziamo a tagliare. Qua, Bob. Questa era l'ultima mensola. Posso mangiare il mio sandwich ora? Sicuro, ma è grande. Come fai a mangiarlo? Non preoccuparti, Bob. Ho in mente un piano per quello. Ah, Leo, no! Non credo sia una buona idea. Dico davvero! Ti prendo un coltello. Fatto. Una sagoma a forma di onda. Credo che starà davvero bene sulla vetrata dell'acquario. Assomiglia proprio alla pinna di uno squalo, Leo. È un'onda, Lofty. Ma hai ragione, assomiglia anche a una pinna di squalo. Wow, attento, Lofty! Ah, immagina se il cantiere fosse pieno di squali. Oh, io uscirei subito dall'acqua. Ti stai esercitando, Leo? Fantastico! Forza, Lofty. Dobbiamo andare adesso. Non dimenticare gli squali! Meglio che metta un po' a posto qui. Ehi, dove ho lasciato il cellulare? Ah, eccolo lì! Un attimo. Io l'acqua non la tocco. Ehi! Ok. Bene, bene. Manteniamo l'equilibrio. Nessuno squalo riuscirà a catturarmi. Il cellulare. Devo rispondere. Sembra rischioso. Ma ecco qua. Pronto? Sono Leo! Ciao, Leo! Sono Bob! Sei stato catturato dagli squali? Ciao, Bob! Che mi dici dei leoni? Leoni? Era uno scherzo, io lo sapevo! Esatto! Comunque i dinosauri hanno fatto scappare i leoni! Oh, Bob! La prima lezione di oggi, Leo, consiste unicamente nel fare dei buchi nella parete. Oh, fantastico! Adoro usare il trapano! Lo adopereremo per appendere le foto preferite del sindaco Madison. Per questo tipo di parete useremo delle viti e dei tasselli, piuttosto che dei chiodi. Primo, controlla che il trapano sia a piena carica. Salve, Bob, sono robot Leo 3000, il robot costruttore. Sono a piena carica. Ciao, robot Leo 3000.
Puoi dire al vero Leo di inserire la punta del trapano? Certo, Bob. Ci siamo! Sei pronto a cominciare? Ora non troppo forte all'inizio. Così. Usa un po' più di potenza. Ancora un po'. No! Che è successo? Non fa niente. Tutto bene. Possiamo aggiustarlo. Sei sicuro di volerlo appendere tutto da solo? Sì. Ho imparato dal migliore. Ora so quello che faccio, Bob. Ottimo. Ti lascio al tuo lavoro. Leo, com'è andata? Ah, bene, ora credo di sapere tutto sui buchi nelle pareti con il trapano. Sembra un lavoro perfetto. Oh, no. Mi ci sono voluti più tentativi per farlo perfetto. Bene, Leo, la seconda lezione di oggi consiste nello stuccare i buchi nelle pareti.